Incontriamo alcuni dei membri del consiglio direttivo dell'associazione Intersezioni, che si è caratterizzata negli ultimi mesi per una serie di eventi che hanno animato la vita diurna e notturna di Grottaglie. Quindi anche a loro chiediamo un bilancio delle loro attività del 2009 e che cosa bolle nella loro pentola per il 2010. Allora, diciamo che l'associazione nasce alla fine dello scorso anno ed è con l'obiettivo principale quello di dare espressione soprattutto alle nostre passioni in ambito musicale. La prima manifestazione è stata fuori dal centro, che comunque era un percorso storico musicale che ripercorreva la musica dagli anni 60 fino ai giorni nostri, che ripeteremo anche quest'anno con le date del 26 dicembre, il 2 gennaio e il 9 gennaio. Nel contenitore del 2009 c'è stato poi comunque il concerto di Caparezza, che ci è costato un sacco di fatica per l'organizzazione soprattutto, e abbiamo portato avanti un progetto Balla Rock, che è un progetto che nasce a Lecce nel 2007 da due ragazzi salentini, hanno cercato di un po' di scindere un po' il Salento dalla cultura della pizzica e del reggae, quindi importando un po' il rock e cercando anche di esportarlo nella provincia di Taranto. Le nostre prossime iniziative comunque principalmente sono fuori dal centro, che è prossimo comunque. Domenica prossima in piazza abbiamo una manifestazione per i bambini che si chiama Magia del Natale, che ripeteremo poi anche il 3 gennaio in collaborazione anche con l'amministrazione comunale di Grottaglie. Insieme all'amministrazione di Grottaglie noi diciamo abbiamo chiesto una mano all'associazione Camini, che realizzerà un albero un po' stravagante, in particolare da vedere, non diciamo nulla, venitelo a vedere in piazza il 20 dicembre, domenica 20. Abbiamo una confusione di date tutta questa serie, diciamo che l'obiettivo è quello principalmente di valorizzare i giovani talenti che molto spesso non trovano spazio ai Grottaglie. Ci sono un sacco di ragazzi che comunque riescono a dipingere dal vivo o che comunque non riescono a esprimere tutto il loro talento, quindi cerchiamo anche di dare una possibilità a loro nel limite sempre delle nostre possibilità, perché comunque siamo un'associazione comunale da un anno, quindi anche a livello economico il nostro budget poi comunque è molto limitato. E quindi insomma, nel rispetto del nome, intersezioni di attività, di persone, sì, di idee. Intersezioni sta proprio nell'assemblare, nel cercare di mettere tutti insieme una serie di situazioni che poi confluiscono nell'ambito culturale, che possono essere, possono avere dalla musica, alla pittura, anche alla cinematografia. Infatti abbiamo collaborato con il Monticello per l'organizzazione del Levante Film Festival, che si è tenuto a novembre, a metà novembre.